E rieccoci con un altro episodio di Italia di Crimson Eclipse. L'ultima volta siamo ancora nelle memorie di Dael, praticamente. Siamo con Neval e Mishra, stiamo assalendo Rael. Stiamo rivivendo l'assalto dei barbari, praticamente. Battaglia! Vai, boom. Sconforto, vabbè. Dai, forza. Dai, Mishra, fai un turno. Mi serve che Mishra fa un turno. Ok. I shall put you out of your misery. Frammenti dorati. Neval sale. Ok, forza. Altre Vanguard. Yeah. C'è un'abilità che possono aiutarci. Questa. Non gli fa niente, però. Dai, attaccate. Boom. Dai, ragazzi, attacchiamo. Ok, vai. Boom. Ok, fuori uno, dai. Difesa. Ok. Mishra difesa. Ok. No, I cannot give up now. Dai, attacca. Ok. Ok, Neval al seed carico. Vediamo quello di Neval, visto che non l'ho mai visto. Tempesta di spade, vai. Altri tre frammenti della... due frammenti della... Ok, forza. Di qua. Ancora! Ci mettiamo 2 ore a farne fuori 3. Saremo fortissimi, ma... non pronto per loro, ma... comunque noi ci mettiamo... insomma, ci mettiamo un sacco di tempo a farli fuori. Dai, forza. Ok. A Mishra gli faccio fare un attacco e una difesa, che così almeno recupera un po' di PS.
put you out of your misery. Tesa recupera. I cannot give up now. Vai. Shall take everything away from you. Ok, andiamo verso l'occhio siderale. Saliamo. Sì, la slot 14, via. Ancora. Non ho detto nessuno. I've made up my mind. I will finish this. Riuscire ad andare in resistenza su. Sai, poca vita, poca resistenza. Pure. Aia. Difesa. Ok. Dai, attaccate ragazzi. Ok, e via l'amo fantasma. Ok, forza. Quanto manca? Questa pazzia finisce qui. Attacca Knights ASP 7030. My life is not for your taking. You're mine. Ah, yeah. Fragilità pure. E atrofia. Attacca perché forza su. Dai, dobbiamo farne fuori uno. Ehi, calma. Ok, 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 ok. Ok, va bene, dai. Però attiriamo un medicare. Poi abbiamo recuperato, dai. Calma, calma. Oh. Ok. Dobbiamo far fare un exit a Mishra. Attacca. Ok. Se Mishra adesso difende. Ok. Atla Ray. Aia. Cosa si è tolto? Abbastanza. Vediamo se riuscirò a fare più per danneggiare il nemico. Tutti sti cose che abbiamo ottenuto. Pistola 400 HP e 70 SP. No. Vai. Anche se porta giù. Almeno il soldatino è andato. Dai, adesso dobbiamo fare un exit del Neval. Ok, tira a medicare. Boom. Difesa. Difesa ancora, ok. Attacca Neval. Ok, un altro attacco e siamo a posto. Attacca.
Esatto. Vai, inventare. Vai. Lo farà fuori, spero. No, è ancora vivo? Però vediamo se riusciamo a recuperare un po' di PS. Sta di regen. Dai. Forza. Andiamo a recuperare. Ancora sto atla lei. Guarda qua. Si mette resistenza a spirito giù. Non è proprio il massimo. Oh, è andato. Quest'area sembra libera, vado a cercare gli altri. Raduno una squadra e ci vediamo all'ingresso del castello. Ah, ok, possiamo muoverci. Sì. Là c'è qualcuno. Perché? Cosa? Ma almeno diteci il motivo. Perché ci avete assaliti? Tutto ciò è così ingiusto. Perché Alcon vuole questo? Non posso continuare. Cosa accadrebbe dopo? Io... Come ti chiami, ragazzo? Sheridan. Maxwell Sheridan. Vanguard di rango C. Torna a casa, Maxwell. Non perdere la vita inutilmente. Nessuno morirà a causa nostra, a causa di Alcon. Fermatevi! L'assalto è fallito. Ritiriamoci immediatamente. Esarca Sidris? Questo è un ordine. Ritiriamoci all'istante. I Teia si dispersero e scomparirono per giorni. Ritrovai tuo padre ridotto in fin di vita tra le colline ad est di Reyn. Usai la mia magia per lenire il suo dolore e fargli recuperare le forze. Che cosa ho fatto? Dael, io... Neval. Ho condannato la nostra stirpe all'estinzione. Ma come avrei mai potuto? Neval, cosa hai visto nel santuario di Alcon? Decisi di stare vicino a tuo padre controllando il corpo del mio sparviero arcano. Neval aveva visto qualcosa dentro il santuario, ma si rifiutava di parlarne. Dopo giorni di vagabondaggio decidemmo di nascondere in un posto sicuro gli abiti di Neval e di tornare a Reyal, sperando di non essere riconosciuti. Neval era stanco, ferito, affamato e senza più forze. Camminò fin dentro la città di Reyal in cerca di aiuto. Io lo seguii, ma il mio stato non mi consentiva di usare i miei poteri lenitivi su di lui. Mi sentivo così inutile. Ma qualcuno venne in suo soccorso. La febbre sta scendendo. Come sta il nostro amico? Grazie alle medicine e a questo comodo letto si sta riprendendo. Ma chissà perché è tornato. Quei misteriosi soldati si sono ritirati ormai da una settimana. Si sarà nascosto nelle colline per tutto questo tempo. Riconosco il suo volto, questo deve essere il loro capo. Che intenzioni hai? Vuoi consegnarlo a Lord Sadail? Non lo so, Clarissa. Non so come comportarmi. Dove sono? Chi siete voi? Io sono Clarissa Marsh, medico di classe C delle Vanguard di Reyal. Io sono Maxwell, ci siamo incontrati quando ci avete assaliti. Tu sei... Sei a casa mia ora, e grazie a Clarissa se sei guarito. Grazie infinite, davvero. Non potevamo lasciarti morire lì in strada, non credi? Perché mi avete salvato? Per lo stesso motivo perché tu hai salvato me, compassione. Voi non dovevate... Noi abbiamo fatto cose terribili. Quanti di voi hanno perso la vita?
Molti sono in condizioni critiche in ospedale, ma finora non c'è stata nessuna vittima. Sono felice di sentirlo. Tutto grazie alle armature dotate di Atlas Technology. Senza di esse saremmo tutti morti. Bando alle ciance, chi siete? Cosa siete venuti a fare qui? Io... non posso raccontare loro tutto ciò che so. No, non posso. Io... non mi ricordo. Devi ancora riprendersi dallo shock. Dagli tempo. Ricordi almeno il tuo nome? Neval. Neval Sidaris. Sidaris? Che cognome strano. Non l'ho mai sentito. Da dove venite? Siete soldati di altri imperi? Te l'ho già detto. Non ricordo nulla di quanto è accaduto. Non me la racconti giusta. Tuttavia hai deciso di risparmiarmi e di annullare l'attacco. Non so che cosa nascondi, ma so che è grazie a te che i soldati hanno smesso di attaccarci. Grazie, Neval. Perché mi ringrazi? Noi ti abbiamo quasi ucciso. Ciò che abbiamo fatto nei vostri confronti è deplorevole. Ehi, attento! Non sei ancora nel pieno delle forze. Riposati, Neval. Parleremo quando ti sarai ripreso. Maxwell, grazie. Ok. Neva, giusto? Come ti senti? Ora mi sento molto meglio, grazie. È tutto merito tuo e di Maxwell, se sono ancora vivo. Vi sarò debitore in eterno. Te l'ho detto, non potevamo semplicemente lasciarti morire. Quanto tempo è passato da quando mi avete trovato? Hai dormito per 2 giorni interi. Dannazione, 2 giorni. Già, hai contratto una grave forma di febbre solare. Hai vissuto nelle colline per qualche giorno dopo la battaglia, giusto? Sì. A causa della tua permanenza nelle colline hai contratto questa malattia. Non è nulla di preoccupante, ma la febbre solare debilita il fisico ed è necessario riposarsi per giorni interi prima di guarire. È già tanto che ti sia ripreso in così poco tempo. Ne sai di cose sulla medicina e sulle malattie? Devo sapere queste cose, altrimenti come farei ad aiutare i miei amici e commilitoni delle Vanguards? Anche tu eri tra le Vanguards le scorse notti? Sì, ero lì per occuparmi dei feriti. Avrei potuto ucciderti. Io sono così... Non è successo, non preoccuparti. Perché siete così gentili con me? Tutti quanti commettono errori, siamo umani dopo tutto. Hai risparmiato Maxwell e questo ci ha fatto capire che non volevi guidare questo attacco contro di noi. Ma sei stato costretto, dico bene? Hai cercato di rimediare i tuoi errori bloccando l'assalto e così facendo ti hai salvato la vita. Noi non ci conosciamo e per questo non ti chiederò il motivo del vostro attacco. Ma se mai vorrai parlarne con noi, sappi che ti ascolteremo. Io non so cosa dire. Grazie infinite, Clarissa. Ok. Saliamo qua. Ok. Bene, andiamo da Maxwell. A quanto pare hai ripreso le forze. Sì, ora mi sento bene. Cosa farai ora? Tornerai a casa? Non lo so. Non ho i mezzi per tornare e anche se li avessi, non so quanto sarebbe saggio. Ho disertato, ho tradito la mia gente. Io non posso tornare. Da dove vieni? Raikan? Karelet? No, non provengo da nessuno dei vostri imperi, Maxwell. Io? Vieni dagli imperi decaduti? Esistono ancora persone che vi abitano? Ci dirai mai cosa nascondi? Non credo di potervi raccontare la mia storia, ma sappi che non verrete mai più assaliti dal mio popolo. Questa è una certezza. Ora che sono guarito, che cosa avete intenzione di fare con me? Mi consegnerete i vostri capi? Questo è quello che dovrei fare, sì. Sto tenendo dentro casa un nemico. Uno degli uomini che ci hanno assalito. Ma io sono una Vanguard. Il mio scopo è proteggere le persone in difficoltà. E tu mi hai risparmiato la vita. In un certo senso sei un amico, Neval. Un amico confuso e in difficoltà. Voi, Rei Elesi, siete bizzarri. Tu non tornerai nel tuo paese, è così? No. Immagino di dover trovare una nuova casa, un nuovo posto dove vivere. Non posso rimanere qui. Eri un uomo nell'esercito, giusto? Potresti diventare una Vanguard e difendere il popolo di Ariatale. Io? Una Vanguard? Non scherzare, Maxwell. Con che faccia tosta potrei farlo? Non so cosa nasconde il tuo passato, Neval, ma ora devi ricominciare la tua vita da zero. Eri il comandante di quei soldati. Uno con uno come te nelle Vanguard, la gente di Levizoa non dovrà più temere nulla.
Neval, superati i suoi sensi di colpa, decise di seguire il consiglio di Maxwell e di arruolarsi nelle Vanguard, iniziando così una nuova vita. Grazie ai suoi due nuovi amici, Neval riuscì a crearsi una nuova identità, nascondendo a tutti le sue vere origini. Le doti di Neval uscirono subito allo scoperto e grazie ad esse tuo padre riuscì ad entrare nella squadra Echo. Alcune tra le Vanguard di Rael notarono la sua abilità ed entrarono in contatto con lui. Magenray, una Marine di Ismail, Gallian, una Vanguard, Cloud Chesterfield, già al tempo Magna Vanguard, Meister, una High Vanguard e tanti altri. Lavorando nelle Vanguard, Neval conobbe quelli che sarebbero stati i suoi amici fino alla sua scomparsa. Gli stessi amici che ricevettero come regalo le sue insegne. Neval regalò Nemeo la sua spada a Claude Chesterfield, il suo scudo a Gallian, Verde Gris e la sua armatura a Christopher Risen, un uomo di scienza in stretto contatto con le Vanguard di tutto l'impero di Levizoa. Passarono mesi e Neval si integrò perfettamente nella società di Rael, creandosi nuove amicizie e amori. Neval e Clarissa, tua madre, divennero presto intimi e finirono per innamorarsi. L'anno successivo si sarebbero sposati ed ebbero un figlio, Seth. Neval era triste per aver abbandonato le sue radici, ma non aveva avuto alcuna scelta. Grazie alla sua nuova famiglia avrebbe trovato la forza di guardare verso il futuro. Un giorno, quando tu non eri ancora nato, Neval venne mandato in missione tra le montagne poco a nord di Rael. Le genti di campagna avevano avvistato degli strani individui nelle foreste ed erano preoccupati che potesse trattarsi di qualche bandito. Il posto dovrebbe essere questo. Ci sono delle luci in quella piccola caverna. Quegli uomini devono trovarsi lì dentro da qualche parte. Entriamo e teniamo gli occhi aperti. Siamo Vanguard, non vi faremo del male, fatevi riconoscere. Cosa? Cos'era quel lampo? Cosa volete da noi? Lasciateci in pace! Zen! Neval, sei tu? Zen, Crismaida, credevo che non vi avrei mai più rivisti. Sei uno di loro ora. Perché hai fermato l'assalto? L'assalto? Sono i soldati che attaccarono Rael. Traditore! Ne abbiamo già parlato, Zen. Neval ha fatto la cosa giusta. Cara. Crismaida! Dovete essere stanchi e affamati. Da quanto tempo vivete qui? Da quando Neval ha ordinato la ritirata. Abbiamo perso la cognizione del tempo ormai. Sono passati 8 mesi da allora. Venite con noi a Rael. Vi riposerete e vi daremo del cibo. Come volete. Ormai non abbiamo più nulla da perdere. E credo che mi dobbiate una spiegazione. Questo è uno dei tuoi segreti, Neval? Sapete usare la magia? D'accordo. È giunta l'ora che io ti svegli il mio passato. Torniamo a casa, là ti spiegherò tutto. Io stento davvero a credere a ciò che mi state dicendo. Voi siete Teia, alieni provenienti dalla luna Oberon. Sì, e io sono la figlia del re. Ero l'erede al trono di Altilla, ma ormai la nostra terra non è più la nostra casa. Ormai siamo traditori, Crismaida. Non potremo mai tornare a casa. Ed è per questo che ti sei creato una nuova vita qui, giusto? Ora capisco. Non ho avuto scelta, Zen. Io, come mia sorella Dael, sono sempre stato contrario all'assalto. E dopo aver incontrato Alcon, ne ho avuto la certezza assoluta. Quella che portiamo noi apostoli è solo una terribile maledizione. Ma ora non dobbiamo pensare più ai Teia e crearci una nuova vita qui su Ariadale. Ma che ne sarà dei nostri amici? Che ne sarà di tutte le persone che si fidavano di noi? Zen, lo so che è difficile da accettare, ma è così. I Teia hanno riposto la loro fiducia in qualcosa di sbagliato. Penso ogni giorno a tutti coloro a cui abbiamo voltato le spalle. Io non vado fiero di ciò che ho fatto, ma seguire gli ordini di Alcon avrebbe portato la morte a tutti gli abitanti di questo posto, e non solo. Questo Alcon è il vostro capo? Cosa vi ha ordinato di fare? Dimentica tutto ciò che ti abbiamo detto, Maxwell. Nessuno deve sapere, e soprattutto non dirlo a Clarissa. Ho paura delle conseguenze. Maxwell mantenne il segreto di Neval, Zen e Crismaida. Anche i nuovi arrivati, come tuo padre, decisero di ricominciare una nuova vita nel feudo di Rael, trasferendosi in un piccolo paese di campagna.
Qualche anno più tardi diedero vita ad una bambina, Rebecca. I Teia si rifiutarono di parlare ancora di Halcon e dell'Eclissi Cremisi. Temevano le conseguenze del nostro onnipotente spirito guida. Ma qualcuno era in agguato e, deciso a portare a termine la missione a lui incaricata, tornò allo scoperto in cerca dei suoi vecchi compagni. Cioè Mishra. Sono stati qui. Sento ancora la loro aura magica. Devono essersene andati da non più di 5 giorni. Crismaida, Neval, perché? Noi siamo gli apostoli. Noi siamo Halcon. Senza di noi Altilla morirà. Ma io non fallirò. Io porterò a termine il nostro incarico. Farò in modo che le Catalith vengano messe nei loro nuclei. Tornerò vittorioso a casa e noi continueremo a vivere. Mishra iniziò a studiare il suo piano per sottrarre le Catalith agli altri due apostoli. Ma lo fece nell'ombra, tornando a Rael solo qualche anno più tardi, dopo aver scoperto che Neval, Zen e Crismaida si erano costruiti delle nuove vite e nuove famiglie su Ariatel. Non poteva sopportare questo affronto alla sua mitica specie. La principessa di Altilla e l'esarca del suo esercito non avevano solo tradito il loro popolo, ma erano diventati parte della società degli Ariatiliani. L'odio e la rabbia pervasero il suo cuore fino a fargli compiere un gesto estremo. Fangarz, vi prego, aiutatemi. Ehi, ti senti bene? Cosa è successo? Sono stato aggredito da dei ladri. Hanno tentato di derubarmi, ma sono riuscito a fuggire e a cercare aiuto. Sono stati 3 uomini e un Varzan. Stavo andando verso Roli, ma... Oh, sei ferito? Credo di stare bene, non si preoccupi. Sapresti dirci dove sono diretti? Seguitemi, vi porto nel luogo dove hanno tentato di rapinarmi. Il posto è questo. Mi chiedo dove si siano nascosti. Le Vanguard forestali non hanno mai segnalato movimenti sospetti qui. Tu sei Clarissa, giusto? La moglie di Neval? Sì, sono io. Bene. C'è qualcosa che non va. Ehi, Neval, ti senti bene? Hai tradito tutti noi. Hai tradito Altilia e Halcon. Mishra. Farò quello che tu non hai avuto il coraggio di fare, Neval. Portami la tua Catalith e riavrai tua moglie. Clarissa! Cosa l'hai fatto? Vieni alle colline ad est, da solo. Clarissa! Cosa è successo? Hai perso conoscenza per qualche istante. Sto bene, ma ora... Neva, ti senti bene? Devo andare. Cosa? Devo andare o potrebbe accadere l'irreparabile. Ho un favore da chiederti. Ti prego, fallo in onore della nostra amicizia. Se non dovessi tornare, mantieni il nostro segreto. Non coinvolgere Seth per nessun motivo, lui non deve sapere. Deve rimanere al sicuro sotto la tua ala e vivere una vita tranquilla. Proteggilo, Maxwell. Neval, che cosa sta accadendo? Grazie di tutto, Maxwell. Trova Crismaida e Zen. Di loro che Mishra vuole la loro Catalith. Loro capiranno. Signore, dove va papà? Non lo so, ragazzino. So solo che tornerà presto. Ora va a casa e fai il bravo, ok? Mamma e papà torneranno subito. Neval, cosa mi nascondi? Non ci vediamo da tempo, traditore. Mishra, cosa hai fatto? Solo quello per cui siamo venuti qui su Ariatel. Clarissa, lasciala andare, Mishra. Abbiamo invaso questo pianeta per un motivo, Neval. Che disonore. Non solo hai tradito noi, Teia, ma ti sei addirittura costruito una famiglia. Non provi vergogna per quello che hai fatto. Dammi la Catalith. Mishra, so come ti senti, ma seguire Halcon non è la soluzione. Moriremo tutti a casa sua. Siamo tutti destinati a morire prima o poi. Ma noi siamo stati scelti per prolungare la nostra esistenza. Quello che abbiamo passato, quello che sto facendo, lo sto facendo per la sopravvivenza delle nostre famiglie. Le nostre vere famiglie, Neval. Ma a che costo? Tutto ciò è assurdo, Mishra. Ti prego, lascia andare Clarissa. Dammi la Catalith.
Molto bene. Ma non posso comunque perdonare il tuo affronto, esarca Sidris. Hai tradito il tuo regno e la legge di Altilla parla chiaro. Clarissa, no! Una magia immobilizzante? Io mi fidavo di te, Neval. Tu eri il mio idolo, il modello che ho sempre seguito. Forte, coraggioso, leale, amato da tutto il regno. Il tuo tradimento è stato come una pugnalata alla schiena. Mi dispiace che sia finita così, ma Alcon deve vivere. E noi continueremo a vivere. Miscela! Perché Miscela? No. Clarissa, Seth. Dyle, sorellina, ti prego, ascoltami. Proteggi l'ultima cosa che mi è rimasta. Trova Seth e stagli vicino. L'anima di un apostolo. Questo mi dà la forza. Ma non sei l'unico ad aver voltato le spalle al regno, Neval. La principessa e il suo compagno sono altrettanto colpevoli. La terza Catalyst è nelle loro mani. Re Coirus capirà la mia gesta. Sto arrivando, principessa. Non vedi mai più mio fratello. Miscela uccise lui e sua madre e tua madre per aver tradito il regno di Altilla. Ma non dimenticai l'ultimo desiderio di Neval. Dovevo trovarti, ma nelle mie condizioni potevo far ben poco. Il potere dell'Orialcon che avevamo portato su Ariatel si era quasi del tutto prosciugato, e la sua energia non si sarebbe ricaricata per molto tempo. Ogni notte Altilla, grazie al potere di Alcon, emanava radiazioni magiche che pian piano riportavano l'essenza ai cristalli, ormai diventati grigi. Molti anni dopo, grazie all'energia ricaricata dei cristalli, potei riprendere a volare e a cercarti. Ti trovai per la prima volta quella notte al cimitero, quando Aiment morì. Nel frattempo Miscela iniziò a cercare l'ultima delle tre Catalyst, quella nelle mani di Crismaida e Zen. Zen, Crismaida, finalmente vi ho trovati. Maxwell, che cosa ci fai qui? Ti senti bene? Credo che Neval sia in pericolo, io... Chris! È come se avessi perso una parte di me. Non ricordi, principessa Crismaida? Noi siamo legati da Alcon. Noi apostoli siamo tutt'uno con il cuore di Altilla. Sto venendo a prenderti, Crismaida. Ho bisogno della terza Catalyst. No, Miscela! Miscela ha ucciso Neval e lo ha derubato della sua Catalyst. Oh, no, non posso crederci. Sta venendo verso di noi per prendere la terza Catalyst. L'abbiamo donata a Rebecca, la porta al collo come un ciondolo. Lui sa dove mi trovo, Maxwell. Scappa e porta Rebecca con te. Trova un nascondiglio, ti prego. Crismaida, io... Per noi è la fine, Maxwell. Noi siamo traditori di Altilla. Secondo la nostra legge, siamo condannati a morte. Ma nostra figlia non c'entra nulla con tutto ciò. Portala via, trovale un posto sicuro lontano da qui. Rebecca. Tutto questo è assurdo. Io non posso. Avanti, Maxwell. Sei una Vanguard. Il tuo compito è questo. Noi continueremo a vivere. Maxwell scappò il più lontano possibile cercando di nascondere Rebecca e la Catalyst da Miscela, l'ultimo apostolo di Alcon rimasto in vita. Una famiglia adottò Rebecca cambiandole il nome in Nadia. Maxwell decise di tenere la Catalyst con sé per evitare che Miscela potesse fare del male a Nadia, ma non si fece più vedere. Il potere residuo dell'Orialcon su Ariatel era ormai esaurito e anche Miscela perse gran parte dei suoi poteri. Miscela non fu in grado di trovare la terza Catalyst, per questo decise di escogitare un modo per avere sotto controllo l'intero impero di Levizoa, facilitando il ritrovamento dell'artefatto mancante. Si presentò alla corte dell'imperatore Roland Levizoa con un falso nome, Grant. Grazie al suo intelletto e al suo acume divenne il consigliere personale dell'imperatore. Spacciandoli perdoni, consegnò le due Catalyst agli imperatori di Karleth e Merdan.
In questo modo avrebbe portato le due pietre molto vicino ai loro nuclei e avrebbe messo in atto l'ultima parte del suo piano, una volta trovata la terza Catalyst. Con le ultime energie rimaste, Mishra utilizzò la scissione dell'anima per avere completo controllo del corpo di Adam e si levizzò, ancora nel grembo di sua madre. Qualche anno più tardi, Maxwell decise di donare la terza Catalyst a Nadia. Quel gioiello era un regalo dei suoi genitori ed era per lui giusto che lo tenesse lei. Capitolo 11. Un unico impero. Ora sapete la verità. Mamma, papà, non sono scappati, sono morti. E anche i genitori di Nadia, come si può essere così crudeli? Grant, maledetto. Ariadne è in grave pericolo. Se il rituale avrà luogo, tutto l'Atlas del Globo diventerà Orialgon. E se esso dovesse fallire, invece il pianeta collasserà. Dobbiamo impedire che le Catalyst vengano posizionate nei nuclei. Dobbiamo assolutamente tornare al rifugio dei Maverick ed informare gli altri. Poi penseremo ad un piano d'azione. Dispiace per tutto ciò che è successo, Dael. Il tuo fidanzato ha ucciso tuo fratello e i tuoi commiltoni. Capisco che l'abbia fatto per portare a termine la missione, ma non possiamo rischiare che Aretel venga distrutta. Non preoccuparti, Seth. Io ero contrario all'assalto fin dall'inizio e come voi ho paura che il vostro pianeta possa morire. Inoltre c'è qualcosa che Alcon ha detto ai tre apostoli. Già, qualcosa di segreto ed inconfessabile. Mio padre ha fermato l'assalto per questo motivo, ne siamo certi. Fermeremo Mishra e uniremo tutti i tasselli del puzzle. La mia energia è terminata, Seth. Ora conoscete il vostro obiettivo. Spero di poterti incontrare quando tutto questo sarà finito. Puoi contarci, zia Dael. Seth, Nadia, state bene? Credo di sì. Ora sappiamo tutto sui Teia e sulle Crissi Cremesi. Maxwell sapeva tutto, ma mi ha tenuto nascosto l'intera vicenda per proteggermi. La morte del mio vero padre, Rebecca, e i suoi genitori. È stato Maxwell a darmi la Catalyst di mia madre. Non sapevo che fosse il tuo padre adottivo. Sarà meglio muoversi. Mishra è già in movimento per posizionare le altre Catalyst. Torniamo a Reikan e facciamo il punto della situazione. Seth, Grant è l'imperatore. Sono passati di qui? Ha usato una specie di sortileggio contro di noi e ci ha immobilizzati. Già, qualcosa di incredibile. Ci dispiace. Quel vigliacco ha usato lo stesso stratagemma su di noi. Avete trovato ciò che cercavate? Abbiamo scoperto tutto riguardo Grant e le Crissi Cremisi. Non c'è tempo per spiegare, ne parleremo strada facendo. E la prossima volta, Taglia del Crimson Eclipse, torneremo al rifugio dei Maverick e pianificheremo la prossima mossa.